Salve a tutti e ben ritrovati a 7x1, il rotocalco di Melito TV, Telebova Marina e Telemelito. Iniziamo con la prima notizia. Si è tenuto a Reggio Calabria il convegno Antes. Vediamo il servizio. Si è tenuta presso la sede Antes Scuola di via Skenes di Reggio Calabria il primo congresso provinciale Antes Scuola Federata Gilda UNAMS. Durante tale congresso sono stati eletti gli organismi come previsto dallo statuto ed è stata scelta la nuova linea politica che l'Antes porterà avanti nel prossimo avvenire. In tale occasione è stata eletta segretaria Antes Scuola la professoressa Antonella Macheda. Siamo l'associazione nazionale Antes Scuola della Federazione Gilda UNAMS. È un sindacato nuovo a Reggio, sono circa 2 anni che operiamo sul territorio con grande soddisfazione. Perché grazie appunto all'impegno profuso che ci stiamo mettendo, siamo una squadra carichi di propositi, di buona volontà e di portare avanti un sindacato che sia finalmente un sindacato diverso, un nuovo sindacato, un sindacato che sia alla portata di tutti, che ascolta tutte le necessità, i bisogni e dà veramente risposte concrete. Con grande soddisfazione possiamo dire di avere avuto ottimi risultati sia per quanto riguarda la crescita sotto gli aspetti delle tessere, degli iscritti, ma soprattutto anche abbiamo avuto la soddisfazione di vincere dei ricorsi e di aver inserito nelle graduatorie ad esaurimento molti docenti che finora si erano visti negati il diritto di entrare. Parlo dei vecchi diplomati del magistrale che avevano un diploma e a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato non erano ancora riusciti a inserirsi nel mondo della scuola. E poi la presenza del dottor Salvo Calì, presidente nazionale Antes Scuola, che ha rilasciato per noi questa intervista. Allora, il sindacato è la rivendicazione dei diritti dei lavoratori del mondo della scuola. Il congresso serve a stabilire la linea di condotta del sindacato nel far rispettare questi diritti ai lavoratori della scuola. E questo può avvenire con i membri del gruppo dirigente che vanno poi al congresso nazionale ed è la cassa di risonanza per la contrattazione con il MIUR. Inoltre si è tenuto anche il primo congresso provinciale della Federazione Sinatas, Sindacato Nazionale Amministrativi Tecnici Ausiliari della Scuola, ed è stato eletto segretario provinciale il dottor Michele Mileto. Ci siamo ritrovati questa sera per il primo congresso provinciale del Sinatas. Facente parte dell'FGU Gilda, assieme al presidente e amico Salvatore Calì, presidente dell'Antes, che gentilmente ha voluto offrire i locali dell'Antes di Reggio Calabria per questo nostro primo congresso del Sinatas, che si occupa delle problematiche legate al mondo della scuola dalla parte del personale ausiliario, i cosiddetti ATA, che sono parte integrante del mondo della scuola. Mondo della scuola che in questo momento viene avversato sia dalla legge sulla buona scuola, detta buona scuola, legge 107, sia dai tagli in maniera sconsiderata da parte di questo ministro, che è ministro e anche il nostro ministro del tesoro, che ha deciso di non procedere assunzioni al ruolo del personale ATA. E non soltanto a non procedere assunzioni al ruolo del personale ATA, ma non ha nemmeno consentito il ricambio per quanto riguarda le famose supplenze. Noi in questo momento ci ritroviamo con segreterie e svuotate da malattie o altri congedi, altri tipi di congedi, che non è possibile più nominare il sostituto perché ci sono i saldi da rispettare e tantomeno hanno proceduto alle nomine, alle famose nomine a ruolo per il discorso dei tagli dovuti alla razionalizzazione delle province che sono altre problematiche legate sempre a tagli. Noi in questo momento il mondo della scuola è avversato da tagli, tagli su tagli.
Possiamo anche fare una battuta: taglia ritaglia, alla fine non rimane nulla. Però oggi, che è una giornata di crescita, perché il Sinatas, proclamando il primo congresso provinciale, oggi va a proclamare i propri organi direttivi, che grazie alla crescita esponenziale che c'è stata, qua c'è una crescita, qua non ce ne sono tagli, perché gli iscritti ci danno fiducia e noi siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati. Ringraziamo sempre l'Antes che ci ha ospitato nei propri locali, con l'augurio di ritrovarci sulle barricate a lottare per i lavoratori e per i diritti dei lavoratori. Grazie ancora per la vostra ospitalità. Il Movimento Culturale Politico Una Città da Cambiare ha organizzato l'evento La Vita Non È Un Gioco. Molti sono stati gli interventi, tra i quali quello del Presidente del Consiglio della Regione Calabria, l'onorevole Nicola Irto. Svolto a Melito Porto Salvo il convegno La vita non è un gioco, riflessione e strumenti per il contrasto del gioco d'azzardo patologico. L'iniziativa è stata organizzata dal Movimento Politico Culturale Una Città da Cambiare, con il patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della provincia di Reggio Calabria e dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo. I lavori sono stati introdotti e moderati dal portavoce del movimento, il dottor Francesco Baccellieri. Subito dopo sono seguiti i saluti del presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Nicola Irto. Noi penso che possiamo mettere in campo una nuova progettualità su quel progetto di legge, magari modificandolo, migliorandolo, magari penso che possiamo lanciare da qua l'idea di aprire un tavolo di confronto col Cereso, con tutte le gli attori, diciamo così, territoriali del mondo impegnato in questo settore, per cercare di migliorare quel progetto di legge, a mio avviso per canalizzare l'intento su due cose: uno, che il gioco d'azzardo e tutto quello che vuol dire le sale da gioco, le macchinette da gioco, che abbiano dei limiti entro i quali stare nei luoghi pubblici, quindi metterci delle regole regionali già nella legge regionale. E la seconda, arrivare con un forte impegno, con un forte programma di sensibilizzazione, con un forte programma di informatizzazione, di informazione ai territori, di assistenza a chi è vittima di ludopatia, a chi è vittima di ludopatia perché c'è un familiare che vive in questa condizione. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il dottor Luciano Squillaci, presidente FICT, e vicepresidente Cereso, il dottor Piero Surfaro del Cereso, pedagogista, e la dottoressa Caterina De Stefano, dirigente del Dipartimento per le Dipendenze della SP di Reggio Calabria, che ha tracciato gli aspetti clinici della malattia, sottolineando come i bambini, adolescenti e anziani siano i soggetti più a rischio. La condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica ha organizzato nei giorni scorsi un incontro a cena dal titolo Custodiamo la biodiversità, difendiamo la legalità. Vediamo il servizio. Si è tenuto presso il ristorante L'Accademia Gourmet Reggio Calabria il primo incontro a tavola con i cuochi Filippo Cogliandro e Giovanni D'Ascola, dal titolo Custodiamo la biodiversità, difendiamo la legalità. Durante l'evento, organizzato dalla condotta Slow Food di Reggio Calabria, Area Grecanica, Filippo Cogliandro, ambasciatore anti-racket per la ristorazione italiana nel mondo, e Giovanni D'Ascola, uno dei più giovani cuochi italiani, entrati a far parte del progetto dell'Alleanza Slow Food dei cuochi, hanno dato al numeroso pubblico presente, con le loro testimonianze e le loro storie, una concreta visione di un futuro nel quale l'onestà è l'unica arma per combattere le mafie, l'indifferenza e l'ignoranza. Filippo Cogliandro ha sottolineato più volte nel corso della serata l'importanza di realizzare una cucina impiegando i prodotti dei presidi, dell'arca del gusto, gli ortaggi, la frutta, i formaggi e il pesce prodotti localmente, sostenendo così i piccoli produttori e pescatori custodi della biodiversità. Sono molto felice perché abbiamo colto l'occasione insieme a Giovanni di presentare quello che è il nostro modo di concepire la cucina a Reggio Calabria. Ci affidiamo molto alla materia del territorio, riteniamo che Reggio Calabria ha un potenziale dal punto di vista gastronomico davvero straordinario ed è molto interessante mescolare questi ingredienti e tirar fuori un qualcosa che permetta al nostro palato di interpretare molto bene la territorialità della nostra cucina.
un pensiero che si sposa benissimo con quella che è la filosofia della Slow Food. Sì, si sposa molto bene. Abbiamo scelto con Giovanni di chiedere a Slow Food di essere inseriti tra i cuochi dell'alleanza. È un impegno notevole, è un impegno responsabile. Ritengo che questa scelta darà a noi, e mi auguro anche a Reggio Calabria, la giusta visibilità e nel contempo la capacità di portare avanti quelli che sono i prodotti Slow Food Reggio Calabria, Slow Food Calabria, Slow Food Italia. Di 2 anni posso dire finalmente di cominciare a vivere anche di soddisfazioni. È una scelta che è nata con il mio modo di fare ristorazione. Oggi Giovanni D'Ascola la vuol portare avanti, ci dà quella giusta soddisfazione e appagamento quando il piatto, una volta che viene consumato dal nostro ospite, ritorna vuoto in cucina con il complimento per il gusto, ma anche dal punto di vista estetico. Si inizia a mangiare con gli occhi, è un aspetto molto molto importante questo. Ultimamente stiamo proponendo questo cooking show, non solo il prodotto finito o il piatto composto, ma dare la possibilità al nostro ospite di vederlo costruire davanti agli occhi, e questo ci gratifica davvero tanto. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate per gli Stati Generali della Cultura, l'Archivio di Stato di Reggio Calabria insieme all'Associazione Culturale Le Muse hanno organizzato la mostra dal titolo La parola traslata. Presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria si è tenuta la manifestazione La parola trattenuta, evento organizzato in collaborazione dell'Associazione Culturale Le Muse. La parola traslata, presenze silenziose nell'installazione artistica di Eugenia Musolino, è stato un lavoro che è partito dalle nostre radici, diventando così vera e propria linfa silenziosa e preziosa, tesoro nascosto che va alla scoperta di una vita nuova. L'artista è Eugenia Musolino, nata a Reggio Calabria e che ha promosso dal 1987 al 1996 numerose manifestazioni attinenti alla conoscenza del patrimonio artistico reggino. Artista eclettica, i suoi lavori si trovano in collezioni private e pubbliche all'estero, ad Atene, Budapest, Ottawa e in Italia, presso la Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria, la Pinacoteca Cozza di Stilo, la Pinacoteca di Locri, la Pinacoteca di Bova Marina. Durante la manifestazione la direttrice Mirella Marra ha così detto: per l'archivio questa è stata una serata inusuale, perché un'installazione artistica l'archivio l'ha vissuta per la prima volta questa sera. È un ricordare, sì, il lavoro di Eugenia Musolino e tutte le sue opere, però è stato anche un coniugare la sua opera con la storia che conserviamo in archivio. Questa è stata una cosa bellissima, una cosa straordinaria, perché il passaggio dalla legge umana alla legge divina, dai testi di legge che noi conserviamo alla legge di Dio che Eugenia ha rappresentato nelle sue opere, sia nel Vangelo come anche nelle statue, nella statuaria che ha portato qui in archivio, e statuaria che rappresenta il divenire dell'uomo, e quindi anche la legge di Dio è in questo divenire. E poi l'intervento di Monsignor Santoro. Questa sera abbiamo ricordato l'opera di Eugenia Musolino, un'opera regalata alla Chiesa di San Giorgio al Corso, opera che raffigura il Vangelo di San Matteo dell'anno A del ciclo liturgico e porta da una parte il testo scritto e dall'altra la rappresentazione. Ecco, la professoressa Musolino ha lavorato moltissimo approfondendo sia il contenuto del Vangelo
ed esprimendo questo contenuto in modo meraviglioso. Un grazie sentito da parte della Chiesa di San Giorgio al Corso. Questa sera qui all'Archivio di Stato abbiamo coniugato due momenti, un momento storico in cui l'archivio che raccoglie quelle che sono le carte presenti sul territorio ospita l'attività di Eugenia Musolino, artista formatasi nella città di Reggio Calabria in circa 30 anni di esperienza alla ricerca di un mito, una mitografia in cui la narrazione della storia dell'uomo è parte integrante del suo operato, e attraverso un'installazione abbiamo voluto coniugare un momento di lettura tra parola ed immagine. Il Vangelo di Matteo, che è un Vangelo molto vicino alla vita dell'uomo, diventa così sacralità della visione. Tre piedistalli, uno che va a identificare l'uomo in divenire, un altro piedistallo va a identificare come elemento scultorio e con la ribellione dell'uomo contemporaneo, mentre una bassa pedana con delle impronte tendono a raffigurare quella che è, diciamo, l'impronta dell'uomo di oggi, dove a ciascuno il suo peso e il suo luogo in uno spazio della memoria ritrovato attraverso un environment, ovvero un momento di interazione tra la realtà, il pubblico e l'artista stesso. Quindi grazie a Eugenia Musolino e anche all'Archivio di Stato che ha voluto coniugare un tempo contemporaneo, un tempo d'attesa che la sacra parola ancora tiene unita tra significati e significanti. E per finire l'intervento dell'artista Eugenia Musolino, che rappresenta con la sua installazione una vera e propria creazione alla ricerca del Vangelo, il Vangelo della Domenica. Il mio lavoro, che è un lavoro di artista, è essenzialmente un viaggio nello spazio, un viaggio nel tempo, un viaggio nel vissuto. E essenzialmente si tratta di riscoprire la parola che è nelle nostre radici, parola che viene in questa mostra riproposta in forme diverse. È il Vangelo da me illustrato, il Vangelo di Matteo della Domenica, che è stato illustrato, e sono degli acquerelli, e poi ancora le statue in pietra di Siracusa, e le incisioni sul mito e quindi degli acquerelli, anche delle poesie di Monsignor Musolino, che si tratta di collage e che riguarda essenzialmente la sua memoria, il suo percorso di vita. E in più ci sono poi, c'è il discorso del libro, il libro Vangelo, che è la parola, l'origine di tutto. Nei giorni scorsi il presidente della Proloco di Brancaleone, Carmine Verducci, ha lanciato un appello alle istituzioni locali. Salviamo l'albero della vita nel borgo di Brancaleone. Nei giorni scorsi il presidente della Proloco di Brancaleone, Carmine Verducci, ha lanciato un accurato appello alle istituzioni per salvare l'albero della vita posizionato all'interno di una chiesa nel borgo di Brancaleone, deteriorato dopo l'alluvione del novembre 2015. La grotta è unica nel suo genere per varietà in Italia e in Europa ed è un'autentica testimonianza armena, divenuta nel corso degli anni meta di numerosi studiosi, appassionati e visitatori. In occasione dell'escursione realizzata grazie al progetto Calabria Experience 2016, il presidente della Proloco Carmine Verducci, in collaborazione con Sebastiano Stranges, ispettore onorario dei beni culturali della Calabria, hanno ricordato il genocidio del popolo armeno avvenuto all'interno della grotta, che si contraddistingue non solo per la presenza dell'albero della vita, molto più antico rispetto a quello costruito per l'Expo 2015 a Milano, ma anche per l'esistenza di molti graffiti posti dove un tempo era collocato l'altare secondo la tradizione verso Levante, con un pavone stilizzato, devoto nei confronti del divino simbolo e una croce astile. Vorrei atti concreti da parte degli organi competenti e interesse da parte delle istituzioni locali, ha dichiarato Carmine Verducci, presidente della Proloco Brancaleone, affinché si realizzino politiche di salvaguardia del patrimonio storico-culturale non solo di Brancaleone.
In attesa che il Comune di Brancaleone firmi una carta di impegno a favore degli interventi futuri finalizzati al borgo La Proloco, avvia domenica 8 maggio la prima fase del progetto Salviamo Brancaleone Superiore. Si tratta di un'iniziativa spontanea e senza scopo di lucro, aperta ai giovani, alle associazioni e ai nuovi volontari. L'obiettivo sarà quello di procedere alla pulizia delle vie principali della borgata in modo da rendere fruibile un percorso che turisticamente offre scenari incantevoli. Ultima replica col botto per il musical La Bella e la Bestia a Bova Marina. Grande successo di pubblico e critica per il musical La Bella e la Bestia alla Rosa Incantata, andato in scena con la sua ultima replica a Bova Marina presso il Cineteatro Don Bosco martedì 3 maggio. Lo spettacolo, diretto da Tina Lugarà e prodotto dalla Etoile Dance di Roberta Falcomatà, ha ripreso e portato sul palcoscenico la famosissima ed amatissima storia di Belle, giovane ragazza di paese che si reca presso il lontano castello sulle tracce del padre scomparso. Una volta arrivata lì, scopre un mondo completamente incantato, oggetti parlanti, incantesimi ed un uomo, un principe tramutato in bestia che avrebbe potuto spezzare l'incantesimo che costringeva lui e gli abitanti del castello in quella condizione solo se avesse amato davvero e se fosse stato amato a sua volta. Notevoli costumi realizzati dalla sartoria Polvere di Fata, diretta da Pina Costarella, il make-up professionale curato dal team di Renato Maisano, l'hairstyle curato da Armando Zema e le preziose collaborazioni di Ida Plutino, Nicola Zema, Davide Morgas, Renato Nicolò e molti altri professionisti dello spettacolo. Questo ed è il nostro ultimo servizio, ma prima di salutarci, il mio pensiero e quello di tutta la nostra redazione è rivolto al compianto giornalista Tonio Ricordari. Tonio Ricordari aveva 72 anni, è stato uno dei più noti giornalisti della Calabria, è stato vice-redattore capo della Gazzetta del Sud e ha spaziato in diversi campi, dalla politica regionale, alla cultura, alla cronaca, allo sport e ha seguito per diverse edizioni il Festival di Sanremo. E con il pensiero rivolto al compianto giornalista Tonio Ricordari si conclude il rotocalco 7x1 che ritornerà la prossima settimana con il professore Giuseppe Livoti.